Benvenuti a Segni di Vita. Il tema della genitorialità è molto sentito e soprattutto è per noi molto importante. Ma quanti modi di essere genitori ci sono? C'è un modo giusto e un modo sbagliato di diventare genitori? Si calcola che in Italia almeno 100.000 bambini abbiano un genitore omosessuale. Finora erano nascosti, non detti, non si sapeva, spesso i genitori erano sposati normalmente, regolarmente, con un esponente dell'altro sesso, però poi erano omosessuali, non lo dicevano. Oggi la novità è che un'associazione composta da queste famiglie, da queste coppie omosessuali, ha deciso di rendere visibile questo loro stato e quindi di diventare genitori all'interno di queste coppie omosessuali. Sei nell'anima La novità è che oggi, con il progresso, le coppie omosessuali possono decidere di diventare genitori affidandosi all'inseminazione artificiale nel caso di una coppia di donne e alla gestazione di sostegno, la cosiddetta surrogacy, nel caso di una coppia di uomini. È quello che ha fatto il noto cantante Ricky Martin, che ne ha orgogliosamente raccontato tutta la sua vicenda. Non è un percorso facile, né economico, che si fonda però sul principio che la genitorialità si basa sull'amore e sulla responsabilità, non solo sui legami biologici. Fra poco sarà pubblico un film che si chiama Due padri per David e che racconta la storia di Mario e Walter, invece, due professionisti toscani che decidono di avere un figlio, vanno in America, si affidano a una donatrice e a una portatrice e alla fine tornano a casa con David. Il film è stato presentato in anteprima a Firenze pochi giorni fa e qui loro ringraziano il pubblico dopo la proiezione. Intanto grazie perché hai reso possibile questa cosa. Noi l'abbiamo accettata per due motivi. Il primo è come dire, lasciare a lui una traccia di quello che è stato questo percorso, di fargli vedere con le immagini, oltre che con il racconto che faremo nel corso diciamo, della sua crescita, fargli vedere quello che è stato il nostro percorso. Questo è stato il primo motivo. Il secondo motivo è perché comunque queste cose vanno raccontate agli altri anche. Stasera non a caso la sala è piena di famiglie arcobaleno. Quando hai deciso di diventare mamma? Bella domanda. Ma guarda, in realtà il desiderio proprio di maternità è arrivato prima alla mia compagna. Di fatto, infatti, biologicamente poi ha portato avanti lei la gravidanza, perché era un desiderio che partiva, il detto orologio biologico, è anche più grande di me, quindi era scattato prima. Però è stato percorso un po' lungo, nel senso che non è che dall'oggi al domani si è deciso e si è fatto, sono stati circa 3 annetti prima di maturazione del desiderio, il parlarne. Periodo in cui ci siamo presi anche del tempo per riflettere sulla cosa da sole, no? Abbiamo detto non dobbiamo parlarne tra di noi per qualche tempo, perché ognuno di noi deve fare il proprio percorso e arrivare entrambe al momento giusto per fare questa cosa. Non eravamo sullo stesso livello inizialmente, quindi è stato secondo me fondamentale partire quando entrambe eravamo pronte. C'è stato un momento in cui abbiamo avuto un'esperienza negativa perché abbiamo avuto un aborto spontaneo e a un certo punto, dopo poche settimane di una gravidanza prima di avere Flavio, e a quel punto ci siamo rese conto di quanto fosse stato importante comunque il percorso che avevamo fatto fino a quel momento. Devo dire che forse il testamento, il momento in cui mi sono seduta per fare testamento, è stata una delle cose più tristi che io abbia fatto nella mia vita. Sedermi davanti a un foglio bianco al settimo mese di gravidanza e scrivere se io un giorno, se io dovessi morire fra un giorno, se io dovessi morire durante il parto, se dovesse succedermi qualcosa per il nostro bambino, delego la mia compagna di una vita a prendere queste decisioni. Che cosa si racconta al proprio figlio di una famiglia come questa? Ma la verità, lui sa come è composta la sua famiglia, conosce le sue origini, ma lo sa nella maniera commisurata ovviamente all'età. Gli racconteremo, gli raccontiamo,
del come è venuto al mondo, del nostro progetto, del nostro desiderio, che lui non sarebbe mai esistito se non ci fosse stato il nostro amore a desiderarlo. Cioè, per venire al mondo non possiamo dirgli, insomma, inventargli una favola, cioè non può reggere a lungo, quindi lui saprà la verità da sempre, che per procreare è necessario serve di un uomo e l'uomo di una donna, che però non è tutto, serve fondamentalmente il desiderio e l'amore di volere un figlio. Vi chiama mamma tutte e due? Sì, sì. Ci chiama mamma tutte e due. Allora, se siamo in ambienti diversi, a volte modula, alza la voce per chiamare quella più lontana o quella più vicina. Se siamo vicine e vuole distinguerci, mette un po' le iniziali del nome. Lei è Mari, mamma Mari, io sono Laura, mamma Lalla. Non so se siamo particolarmente fortunate noi o se invece la società è molto più avanti di quello che ci vogliono far credere in TV o nei giornali. Non abbiamo avuto mai grossi problemi, sia già subito alla nascita, quindi in ospedale, ho assistito al parto, siamo stati tra l'altro in un ospedale cattolico, quindi non abbiamo avuto problemi con la pediatra o, non so, al nido prima, alla materna adesso, non mai nessun problema, ci hanno sempre accolto come i due genitori di Flavio, in qualsiasi ambito sociale, pubblico ci siamo presentati. È chiaro che i problemi potrebbero subentrare nelle situazioni tragiche, dove non è più la società ma è l'istituzione che ti deve tutelare. E tu per la legge italiana cosa sei? Nessuno. Nei confronti di mio figlio. Io ritengo che se una coppia omosessuale ha un progetto di vita comune all'interno del quale è prevista la possibilità di avere figli, sia giusto dare a questa coppia gay o coppia lesbica, la possibilità di provarci, perché naturalmente nessuno garantisce che poi questo desiderio di genitorialità possa essere soddisfatto. Però credo, come esiste un diritto dei bambini ad avere dei genitori, ad avere una famiglia dove vivere come luogo di amore, luogo di cura, di protezione per questi bambini, e credo che una coppia omogenitoriale possa essere questo luogo, dall'altra parte però credo anche per delle persone gay o lesbiche, degli individui esista anche un diritto alla genitorialità, e questo è sancito tra l'altro in trattati di organizzazioni internazionali, quindi un diritto a dare affetto, cura e protezione a dei figli, perché la cosa di cui i bambini hanno bisogno è fondamentalmente questo. Ma dico, ovviamente questi bambini poi si trovano in una società in cui gli altri bambini hanno mamma e papà. Cosa cambia per loro? Le famiglie omogenitoriali sono famiglie come gli altri dal punto di vista, proprio perché costruite sull'amore, però certamente sono anche famiglie diverse perché hanno caratteristiche diverse, perché purtroppo hanno oggi minori diritti, cioè i bambini che crescono in famiglie omogenitoriali hanno minori diritti, quindi questo qui è un elemento sul quale in Italia ancora c'è una criticità, è la criticità maggiore. Poi io credo che se questi bambini ricevono gli strumenti giusti, cioè se soprattutto questi bambini crescono, no? In un contesto dove, ripeto, dove c'è amore, c'è affetto, sentono sicuri e tranquilli di crescere all'interno di questo contesto, poi saranno anche dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti in grado, no, di uscire fuori e di confrontarsi con la società. D'altra parte, 30-25 anni fa, non si diceva la stessa cosa dei figli dei separati, chissà che vita avranno, eppure abbiamo visto che in realtà poi, insomma, le vite possono essere state le vite come tutti gli altri. O non è stato detto nel passato la stessa cosa anche dei figli delle coppie che hanno adottato bambini, soprattutto quei figli, no, che vengono da altri continenti, magari che hanno un altro colore, o si diceva oddio chissà come vivranno questi bambini, no, quando andranno a scuola un bambino di altro colore, eppure abbiamo visto che poi la maggior parte delle storie, quasi tutte le storie, sono storie comunque di bambini che sono cresciuti bene. La nostra famiglia è in 5. Io, la mia sorella, il mio fratello, la mia mamma e la tua mia mamma.